Amici di Moto.it, ciao a tutti dal Marocco. Siamo a gennaio, ci sono la bellezza di 27 gradi, vestito da moto fa quasi caldo e guardate, qua c'è il deserto, ci sono anche là in lontananza, non so se la GoPro riesce a farveli vedere, dei cammelli, sabbia, sabbia e sassi a perdita di vista, ma soprattutto c'è la nuova Ducati Desert X Rally. L'avete già vista perché Antoine Meo, il grandissimo campione del mondo, 5 mondiali di enduro ha vinto. Antoine ci ha vinto anche il prologo dell'Herzberg Rodeo, quindi è una moto che ha fatto vedere grandi prestazioni quest'anno, ma adesso la troviamo in versione standard dopo appunto le prove che ha fatto Antoine Meo, i collaudi che ha fatto insieme a tutti gli uomini Ducati. Pensiamo anche a Matteo Graziani, 59 volte campione italiano di Motorelli, che ha contribuito tantissimo allo sviluppo di questa moto, in particolare alle sospensioni. Comunque torniamo alla Desert X Rally, adesso la chiamerò per comodità la Rally perché è la novità di cui voglio parlarvi oggi. Sono venuto fino in Marocco apposta per voi, per raccontarvela, perché è la versione più votata al fuoristrada. Già la Desert X era una Max Enduro, è una Max Enduro che rimane ovviamente in produzione a catalogo, costa anche decisamente meno di questa. È una moto, dicevo, la Desert X, che va bene in fuoristrada. Questa fa un salto ulteriore anche a livello di prezzo, perché costa 22.490 euro, quindi tanti tanti soldi per una moto circa 1000 di cilindrata, Max Enduro bicilindrica. E adesso starà a me raccontarvi se questa differenza, questo delta di prezzo dalla Desert X, vale i soldi, vale appunto la spesa per la Desert X Rally. Adesso piccola pubblicità e torno subito da voi. E eccomi qua per dirvi, prima di passare alla descrizione della moto, un dettaglio molto molto importante. Questa prova è uscita il 25 gennaio per un embargo che ci ha chiesto Ducati, quindi è online dalle 7 di mattina e resterà sempre sul nostro canale YouTube, fruibile per tutti. Però vi anticipo che il 2 febbraio su moto.it, attenzione sul sito, segnatevelo, il 2 febbraio uscirà un video per i nostri abbonati e quindi per i nostri lettori più impallinati, quelli che vogliono sapere proprio tutto, ma tutto, tutto, tutto della Desert X. Uscirà, vi dicevo, un video il 2 febbraio in cui risponderò a tutte le domande che mi avete fatto sia su YouTube che su moto.it. Quindi diciamo che è un video per gli abbonati, ma che va a rispondere a tutti i dettagli, tutte le curiosità più segrete, più nascoste, più profonde e approfondite che mi chiederete dopo la prova. Quindi appuntamento, segnatelo, 2 febbraio su moto.it per i nostri abbonati. Vi aspetto, Però questo non va assolutamente a togliere nulla alla fruibilità e soprattutto alla gratuità della prova sul canale YouTube. Quindi adesso torniamo dalla Desert X per raccontarvi la Rally come cambia. Beh, a livello estetico l'avete già visto anche a EICMA, lo vedete anche qua, parafango alto. A tanti piace, a tanti non piace, però è un dettaglio che in fuoristrada serve, perché se trovate fango, quello basso si spacca. Poi, sempre per restare a livello estetico, vi dico che le plastiche non sono verniciate di nero, ma è proprio la plastica durante il processo di produzione che viene realizzata nella colorazione nera, quindi non c'è una vernice, e questo è molto utile perché se la graffiate in fuoristrada non vedete sotto l'altro colore, quindi i graffi restano nero su nero, e questi sono dettagli molto importanti per chi farà fuoristrada. Idem per le grafiche, vedete la scritta Ducati molto bella, estesa non per un vezzo soltanto estetico, sicuramente estesa fa una figura veramente tosta, ma è estesa ed è spessa per proteggere anche con la componente adesiva la fiancata, il serbatoio in lamiera della moto, che vi ricordo, lo dicevo anche nella prova della Desert X, è piuttosto esposto in caso di caduta. Quindi grafiche robuste anche per proteggere la moto dai graffi. Grafiche appunto adesive, tanti potrebbero torcere il naso, non è coperta da trasparente, è molto meglio che non sia coperta, perché in fuoristrada gli adesivi vanno sostituiti anche abbastanza spesso. Io direi che se uno lo usa in fuoristrada una volta all'anno, gli adesivi poi si cambiano, quindi non avere il trasparente sopra ci evita di andare con la moto in carrozzeria. Poi questa moto, rispetto allo standard, questa Rally, è dotata delle barre paramotore, vedete qua sopra, paraserbatoio, che vi consiglio, sono un optional, però se comprate una moto di questo valore mettetele, perché andate a proteggerla dalle lievi scivolate. Altro dettaglio optional è la griglia pararadiatore, che deve essere, io direi, cara Ducati, dovreste metterla di serie con questo prezzo, perché il radiatore va protetto dai sassi. Ultimo dettaglio non di serie sono le gomme. Abbiamo le Pirelli Scorpion Rally, ma non le STR, le Rally proprio classiche, quelle più cattive. Vedete che c'è molto più vuoto tra i tasselli, questo per andare in fuoristrada. Sempre misura 150, scusate, mi stavo perdendo, dietro, e poi mentre davanti c'è un classico 90-90-21, quindi 21 davanti e 18 al posteriore. Più fuoristrada di così si muore.
Tornando alla rally, altra dotazione peculiare, specifica, e questo è quello che fa fare il salto di prezzo, arriviamo a 22.000 euro, il grosso della novità sta qua davanti, lo sto inquadrando, è la forcella Kayaba da 48 mm di diametro, quindi mi pare due in più, se non sbaglio, della standard, cioè mi pare, l'ho studiata, però sapete, con i numeri è facile anche sbagliare dopo un po', soprattutto sotto questo sole marocchino che scalda tanto anche a gennaio. Quindi 48 mm, ma l'escursione cambia anche lei parecchio, perché arriviamo a 250 mm, quindi 20 mm in più rispetto alla Desert X. Guardate poi la forcella, eccola qua, vedete, non c'è neanche il rinforzino, il traversino laterale, ma è proprio una forcella quasi racing, questa Kayaba da 48, col trattamento dei tubi interni Kashima e il trattamento esterno DLC. Molto importante anche dirvi, per farvi capire la qualità di questa forcella, che è una forcella a cartuccia chiusa, proprio come si usa sulle moto da cross più cattive, quindi tanta qualità. Guardate anche poi le piastre di sterzo, che belle che sono. A livello poi di strumentazione troviamo sempre il quadro TFT molto completo della Desert X, con tutti i riding mode, non cambia niente a livello di elettronica, la mappa enduro 75 cavalli, la mappa rally spettacolare, molto personalizzabile, vedete che l'ho usata anche oggi, con l'ABS disattivato dietro, il DTC, il controllo di trazione disattivato, e un menu molto molto bello, tra l'altro col trip regolabile proprio come sulle moto da motorelli, potete regolare il trip con la pulsantiera di sinistra, un dettaglio veramente racing. Poi c'è l'ammortizzatore di sterzo, fondamentale per chi affronta questi percorsi velocissimi per non avere sbacchettate violente al manubrio, della Ohlins, regolabile, mentre sulla Desert X non lo è, con i supporti neri e non più in colore alluminio, sempre d'alluminio però ovviamente. Poi sempre soltanto per la rally troviamo i comandi a pedale regolabili, guardate che belli, in alluminio, bellissimi, e solo questi comportano un risparmio di peso di 4 etti. Proseguendo al posteriore, serbatoio Kayaba, guardate, col pomello di regolazione esterno, la sua escursione arriva a 240 mm, anche qua 20 in più, il pistone a 6 mm di diametro in più rispetto allo standard della Desert X, e proseguendo vediamo il forcellone in alluminio di grossa sezione, freno Brembo posteriore con questo disco enorme, e fondamentali i cerchi Takasago Excel con anche i raggi dedicati, vedete, molto più leggero nel disegno rispetto a quello della Desert X. Ve lo mostro anche l'anteriore, cerchio da 21 Takasago Excel. Ecco, non ci sono più le camere tubeless, le gomme tubeless, ci sono le gomme con camera d'aria, perché in fuoristrada, è vero, sono meno sicure su asfalto, però in fuoristrada ci vuole la camera d'aria, e questa è una moto che è studiata proprio per chi andrà a fare dei bei giri come qua in Marocco. Mi sono divertito veramente tanto oggi. Sella Desert X con il logo rally in pezzo unico. Ecco, la sella purtroppo è bella altina, perché cresce l'escursione delle sospensioni, cresce la luce a terra che arriva a 28 cm, guardate sotto il paracoppa, che tra l'altro adesso arrivo anche a raccontarvi di lui, sella 91 cm, peso a secco 211 kg, quindi siamo un chilo più rispetto alla Desert X, questo è il dichiarato. Bisogna aggiungere poi 20 litri di benzina, quindi arriveremo a poco più, la moto andrà poi pesata da moto.it, però penso che arriveremo sopra i 230 kg col pieno, quindi siamo nella fascia di peso e anche di potenza, grosso modo, dell'Africa Twin 1100 e della Triumph Tiger 900, che sono le sue competitor diretti, insieme anche alla KTM 890. Tornando qua sotto, vi dicevo, paracoppa nero con questo trattamento molto bello, nero, ma non soltanto nero, è realizzato in fibra di carbonio con supporti in alluminio, veramente bello. E già che ci sono, vi mostro anche il cuore pulsante di questa moto, che la rende unica nel panorama maxi enduro, e sapete di cosa parlo, è il motore bicilindrico Ducati 937 cc, parente stretto di quello della multistrada, con ben 110 cavalli, quindi potenza importantissima, tantissimi riding mode, enduro, rally, urban, wet, c'è davvero una personalizzazione estrema, anche lo sport molto bello. E passiamo all'altro lato della moto per farvi vedere le altre caratteristiche: fari ovviamente a led, pulsantiera molto completa per navigare nei vari menu, manopole riscaldate. Vediamo anche l'altro lato, vi dicevo, qua sotto, qua c'è la pompa dell'acqua, poi anche qua leva del cambio con lo snodo per evitare rotture in caso di scivolata, quick shift molto bello, molto preciso nell'uso sia su strada che in fuoristrada, pedane del passeggero che si possono smontare, e anche il dettaglio del retrotreno su questo lato.
E sempre a proposito di numeri, vi ricordo che la potenza appunto 110 cavalli a 9250 giri, coppia massima 9,4 kg a 6500 giri e poi sempre un altro numerino interessante riguarda i cerchi, perché questi cerchi fanno abbassare il peso da soli di ben mezzo chilo. E adesso, dopo avervela descritta, ci ho provato, spero di avervi detto tutto, passiamo alla prova partendo dall'albergo a Marrakech e poi via nei meandri del deserto marocchino per raccontarvi come va la nuova Desert X Rally. A dopo! Buongiorno amici di Moto.it dal Marocco, da Marrakech. Siamo partiti con la Desert X Rally per questo test che ci porterà nel deserto. Adesso affrontiamo con la mappa Touring 110 cavalli il primo tratto di questa prova. Non abbiamo le gomme standard, le Scorpion Rally STR, ma le Scorpion Rally, quindi senza la dicitura STR ma con il tassello più pronunciato, giusto per fare fuoristrada. Adesso usciamo da Marrakech e andiamo a cercare l'asfalto, ma soprattutto l'off-road. Saranno 240 km di test con l'80% in fuoristrada. Abbiamo lasciato adesso la tranquillità, il comfort dell'asfalto e iniziamo a girare nel deserto marocchino. E non pensate soltanto alla sabbia come qua davanti, ma anche tantissime pietre. Adesso siamo in un gruppo di giornalisti provenienti da tutti i paesi, ovviamente Italia ma anche tanto dall'estero. Guardate che pezzo sassoso. La Desert X Rally, chiamiamola Rally per comodità da adesso, in piedi si guida molto bene, stretta tra le gambe. Il serbatoio, lo sapete già dalla prova della Desert X Standard, è piuttosto largo tra le ginocchia nella guida da seduti, mentre in piedi l'ergonomia è davvero perfetta. Tra l'altro i comandi a pedale, diciamo così, regolabili molto bene, quindi soprattutto la leva del freno si può girare in un secondo per utilizzarla in piedi con gli stivali. Adesso prendo un po' di distanza dai colleghi davanti perché veramente c'è tantissima polvere. Poi in Marocco a metà gennaio siamo a 20 gradi al mattino, ma si arriva già quasi a 30, clima spettacolare ma tanto tanto polveroso. Dicevo, guida in piedi ottima e già su questi sassi si sente una resa notevole, soprattutto dalla forcella Kayaba da 48 mm con 250 di escursione. Veramente scorre tanto anche sui sassi piccoli che spesso con le moto pesanti danno fastidio sul manubrio perché restituiscono colpi secchi, invece lei è bella confortevole. Adesso in seconda con un filo di gas, vedete il motore Desmo com'è trattabile anche in basso. Lo sto usando nella mappa Rally, quindi 110 cavalli, ABS disinserito soltanto dietro, davanti lo tengo perché è utilissimo, e DTC su 1, quindi pattina tanto ma non mi fa partire la moto di traverso troppo, non me la fa perdere, quindi sono un po' i controlli elettronici a cui siamo abituati anche con le auto sportive, beato chi ce l'ha, che ti permettono di derapare ma senza andare in testa a coda e senza picchiare la macchina. Nelle moto è un po' lo stesso, col DTC su 1 posso derapare tanto anche ma non rischio di perdere la moto, quindi controlli elettronici evolutissimi sulla Ducati che ti fanno guidare in sicurezza. Vedete adesso andatura tranquilla, ci sono i colleghi dietro e aspettiamo poi un po' di sabbia. Intanto vi faccio vedere il motore a 3000 giri com'è dolce, guardate qua. Posso mettere anche la quarta, 2000 giri, un filo di gas, un motore trattabilissimo. Finiture al top, ammortizzatore di sterzo molto importante sul veloce, completamente regolabile della Hollins. E poi c'è la barra qua sul manubrio, sopra la strumentazione, scusate, che è utilissima per mettere lo smartphone o per mettere i vari navigatori, tablet, che si usano sempre di più anche nei ride in fuoristrada. Piano che c'è un bel cagnolino. E proseguiamo in attesa di percorsi più veloci dove prendere più spazio dai colleghi per sentire un po' le prestazioni del Desmo. Ecco, nei salti impressionante la risposta soffice delle sospensioni quando atterrate. Ammortizza veramente bene, non c'è nessun pacco o nessuna risposta rigida da parte della forcella ma anche del mono Kayaba. Vedete? Atterra e sembra di atterrare su un cuscino d'aria. Spettacolare, veramente spettacolare la resa di queste Kayaba. Eccoci adesso su un tratto un po' più veloce,
ma Parelli, controllo di trazione sull'1, la moto derapa tanto ma con un bellissimo controllo. È bella anche la guida in piedi, adesso c'è una sosta con la nostra guida Andrea Rossi, ma voglio farvi proprio vedere la... ecco, adesso rallentiamo perché c'è un asinello. Prima di spaventarlo riduciamo l'andatura e adesso distanza da quelli davanti vi faccio sentire questa moto, perché ha veramente delle belle sorprese rispetto alla moto standard, la Desert X Rally. E partiamo da quello che vi ho fatto vedere adesso con questo salto: le sospensioni Kayaba danno un altro volto alla Rally rispetto alla Desert X. Desert X, moto che in fuoristrada, lo sapete, ci va, addirittura ha vinto il prologo dell'Herzberg con Antoine Meo, e sulla base di quell'esperienza di tanti collaudi Ducati è nata questa moto che ha delle sospensioni, guardate che roba, spettacolari, gomme gonfiate a 1,8, non scendete sotto queste pressioni se no fate danni, cerchi ottimi Takasago XL 21-18, senza più però le gomme tubeless. Adesso abbiamo le camere d'aria che sono più indicate per il fuoristrada, come in questo caso si riparano molto più semplicemente, e se ammaccate il cerchio l'aria in teoria non esce. Adesso tratti anche con un po' di fango, in piedi si guida molto bene, il peso non è contenutissimo, siamo a 211 kg. Sentite il motore Ducati, sono con la Rally, la Mapparelli, 110 cavalli, mamma mia quanto spinge. Adesso dosso, rallento, frenata molto potente, ma è il controllo delle sospensioni che mi sta facendo veramente impazzire. Queste Kayaba sono una favola. Vi dicevo del peso, la moto non è leggerissima, col pieno siamo 20 litri, siamo intorno ai 230 kg, poi sarà da pesare da moto.it quando l'avremo in redazione, però diciamo pure che il peso è quello della categoria 1000-1100, quindi paragonabile ad Africa Twin o Tiger 900, siamo su quei livelli. Potrebbe pesare forse qualcosa meno la Ducati, ma ci riserviamo di metterle sulla bilancia. In ogni caso bilanciamento ottimo, e lo vedete in fuoristrada qua, sassi, buche, gran bel bilanciamento, e queste sospensioni, mi sto ripetendo tantissimo, sono belle belle belle. Guardate anche adesso, salto, la impendo leggermente sul dosso e via, senza esagerare, siamo a un press test, non sono motorelli. Vedete che anche davanti l'andatura comunque non è pazza, però che bella moto, frenata dietro con la leva alzata è modulabile, cambio elettronico molto bello, non uso la frizione a scalare e la sedia di marcia, sentite adesso scalo e c'è questo sound del bicilindrico V2 937 cc che è qualcosa di unico. Sicuramente le altre maxi non hanno il rumore, l'urlo del bicilindrico Ducati di Borgo Panigale. Sentite che roba, rumore bellissimo. Questa moto è dotata poi delle protezioni sul radiatore e i tubolari a fianco al serbatoio, perché il serbatoio purtroppo in lamiera è piuttosto esposto, se cadete è facile picchiarlo subito. Adesso tratto in salita, vi faccio la cronaca live in pratica di questo test, siamo partiti da pochi minuti, chissà Antoine Meo come la faceva urlare all'Herzberg Rodeo con questo motorone. La mappa enduro vi ricordo che abbatte la potenza a 75 cavalli, la rende molto docile, mansueta, perfetta per certi eventi adventuring, però qua dove ci sono piste anche veloci vi consiglio la Rally, fatta apposta, avete tutta la potenza. La mappa enduro è più da percorsi lenti italiani e enduristici, rende la prima risposta molto dolce, per i miei gusti anche troppo, non mi fa impazzire, mentre touring e rally rispettivamente su asfalto e fuoristrada sono per me le più belle. E poi con l'elettronica Ducati potete entrare nel setting menu e personalizzarvi la moto come vi piace. Guardate quando atterra, è la cosa che mi fa veramente godere in questo test, sembra di atterrare su un cuscino ad aria.
Poi l'ammortizzatore di sterzo qua non lo sto sentendo ovviamente in azione, però quando prendete delle sbacchettate sulle 120 sicuramente aiuta. E adesso guardate le montagne, Marocco, e si va sull'asfalto, si torna sull'asfalto. Adesso un tratto su asfalto, asfalto per modo di dire, perché c'è un brecciolino a cui dare non del lei ma del voi, però vi posso dire del comfort, vibrazioni ridotte, ci sono le classiche vibrazioni del motore Desmo ma che te la fanno sentire viva, infatti guardate adesso frenata col posteriore stile super motard, vi dicevo vibrazioni ridotte, un po' larga come la Desert X che conosciamo di serbatoio tra le gambe, però si sta bene, sella comoda questa in pezzo unico della Rally, motore che ne ha fin quanto ne volete, protezione dall'aria discreta perché protegge fino a metà casco, però quando poi guidi in piedi non ti dà fastidio. Cupolino non regolabile, ma d'altra parte la Desert X è una moto che punta tanto sull'estetica, dal primo prototipo che ha fatto impazzire il pubblico nel 2019 EICMA, quindi design essenziale che rimanda alla mitica Kagiva Elephant 900 degli anni 90, e quindi Cupolino ricorda queste fattezze. Guardate che bello il Marocco, che paesaggio fantastico, stiamo salendo verso le zone di montagna, zero traffico, e tra l'altro quello che c'è è anche molto rispettoso, nessuno fa il pazzo su strada, insomma il Marocco è bello anche per venire a fare del turismo. Qui adesso mi parita dietro, c'è tantissimo brecciolino, quindi si fa fuori strada anche quando c'è l'asfalto, in realtà in Marocco non si smette mai, vedete? Ci sono tante moto, tanti animali, e guardate là in cima che bosco, come cambia la vegetazione e il panorama a seconda dei luoghi che si visitano. E adesso stiamo salendo in cima a un passo, arriveremo a 1450 metri, sembra un po' la Pikes Peak americana che adesso purtroppo hanno asfaltato, qui invece c'è ancora tanta ghiaia, guardate che vista bellissima. Sto seguendo Andrea Rossi, responsabile del DRE Ducati, dei corsi con le Max Enduro Ducati, e ottimo pilota anche di Motorelli qualche anno fa. E tranquilli, non è piccola la Rally, è lui che è un Marcantonio di più di 1,90 m, che gioca derapando con la Rally della Ducati. Guardate che passo di montagna bellissimo. Ci sta facendo cenno che stiamo per scavallare. Stiamo arrivando al passo. Ed eccolo che entra in azione. Eccoci con Andrea, vedete la sua Desert X Rally. E che spettacolo il Marocco. Ecco, una moto così è veramente il massimo che si possa desiderare per un viaggio del genere. Comoda, protettiva, sospensioni esagerate, e anche Andrea sembra che mi abbia letto nel pensiero, allarga le braccia. Guardate che vista su queste vallate, questi canyon. Siamo a 1400 metri ma la temperatura dice 18 gradi. Tra l'altro il motore Desmo è perfetto per questo uso perché è sempre parco nei consumi, tanta birra dal motore ma poca benzina nei corpi farfallati. Difetti, poi arriveremo a fine prova anche con i difetti, nelle prove giustamente volete sapere i pregi, e già vi risuonerà nella testa la parola Kayaba tante volte perché questa moto ha un comparto, come si suol dire, sospensioni esagerato. Poi vediamo i difetti, sicuramente vi dico già che il motore è spettacolare, però ragazzi 110 cavalli in fuoristrada ma anche su strada, date del lei a questa motona perché va forte, va veramente forte. Adesso inizia la classica pista marocchina, vedete c'è tanta polvere purtroppo, però noi ci divertiamo lo stesso,
a seguire Andrea Rossi. C'è il vento che tira via la polvere, per fortuna, e guardate che percorsi. Ma adesso torniamo a parlarvi della Desert X. Qua sembra proprio casa sua, già il nome è tutto un programma. Siamo nel deserto marocchino. Tra l'altro mando un abbraccio fortissimo a tutti gli amici marocchini che ci seguono su moto.it, perché il Marocco è stato colpito da un violento terremoto l'anno scorso e tanti paesi sono ancora devastati. Quindi forza amici del Marocco! Piste veramente belle e qui si apprezza in particolare l'ergonomia, perché puoi guidare in piedi delle ore. Le pedane sono giustamente arretrate, quindi anche in salita carichi bene la moto. E c'è un'elettronica affidabile, ma soprattutto che ti permette di gestire questa moto in massima sicurezza. Ed eccomi tornato dal giro con la Desert X Rally. Prima di salutarvi vi invito a iscrivervi al canale, a usare le protezioni anche in fuoristrada, perché è un attimo tirare la bomba, come si diceva un po' di anni fa quando si usciva in moto, è un attimo volare per terra, quindi mi raccomando tutte le protezioni. Tra l'altro stanno arrivando degli airbag da fuoristrada fantastici, la Dakar e l'Africa Race hanno fatto benissimo a imporli per regolamento nelle loro gare, perché le case l'hanno sviluppati tanto, adesso funzionano bene, e quindi usateli perché ci proteggono la schiena, le spalle, il collo, sono veramente fondamentali. Però torniamo agli aspetti più piacevoli della moto, che non sono le cadute ma è la guida. Quindi partiamo dai pro, perché nelle prove ogni tanto dite ma ci sono solo pregi in queste moto, no, poi arrivano anche difetti, eh. Se seguite le prove fino in fondo i difetti ve li tiro fuori apposta. Sono venuto qua in Marocco, tra l'altro vi mostro anche dove dormirò questa notte, in quelle tende bianche qua in mezzo al deserto, quindi accoglienza strepitosa, grazie Ducati. Però torniamo alla moto, perché difetti anche se dormo in tenda ve li racconto. Allora partiamo dai pregi, però, visto che è una novità di mercato così interessante. Sicuramente ragazzi le sospensioni, l'avete sentito nel video, mi hanno stupito, d'altra parte costano anche tanti soldi, portano il prezzo di listino oltre i 22.000 euro, quindi ci mancava solo che andassero male. Vanno davvero bene, la forcella ha una scorrevolezza fantastica, copia le piccole buche e i sassi a meraviglia, però poi non diventa flaccida, troppo morbida nell'ultima parte dell'escursione, quindi ti permette di affrontare anche i salti con grande sicurezza. Forcella stupenda, e anche il mono. Chi magari ci correrà nei motorelli troverà delle sospensioni che vanno soltanto regolate, secondo me. Tra l'altro vi anticipo che nel motorelli potrebbe correre un certo Antoine Meo, quindi appassionati di motorelli e piloti dei motorelli, preparatevi che l'anno prossimo ci sarà un 5 volte campione del mondo, forse, in gara al campionato italiano. Grazie Antoine per questa decisione, spero che tu la porterai avanti e noi ti aspettiamo. Quindi, sospensioni ve l'ho dette, secondo posto il motore Ducati, il Desmo di 937 cc, 110 cavalli, spinge come un ossesso. Sembra quasi, quando superi 5.000 giri, avere più di 110 cavalli, perché spinge davvero tanto. Sotto regolare, bel lavoro della Ducati per renderlo fruibile anche ai bassi, quindi diciamo che a 2.000 giri già non strappa affatto, dai 2 a 4.000 giri è molto fluido, regolare, nella guida col passeggero andate via veramente in poltrona, però dai 5-7.000 giri tira fuori una castagna mica da ridere, e sopra i 7.000 diventa anche impegnativo, va davvero davvero forte. Terzo posto, lo dico sempre quando provo le Ducati, è la dotazione elettronica che la pone, anche nel caso delle Max Enduro bicilindriche, diciamo così Adventure, la pone tra le migliori, perché è veramente completissima, ma non solo, la cosa bella è che la settate. La volete invasiva? La mettete invasiva. La volete togliere? La togliete e fate traverse impennate a go-go in fuoristrada, mi raccomando, non su strada, sennò poi vi blindano e fanno bene. Terzo posto, vi ho detto l'elettronica, quindi vi ho detto i tre pro di questa moto. Adesso passiamo ai contro. Contro, il primo lo vedete subito, se non siete di gamba altissima, le sospensioni con 20 mm di esclusione in più hanno portato la sella a un'altezza impegnativa, 91 cm sono tanti, e sotto il 1,80 m si fatica a toccare coi piedi per terra, quindi sappiatelo, se la comprate con un piede si tocca anche sotto il 1,80 m, però diciamo che l'appoggio saldo del piede sotto il 1,80 m è difficile perché la sella è molto alta. Seconda cosa che non mi ha fatto impazzire per essere una moto che adesso è veramente votata al fuoristrada, a divertirsi su questi percorsi, è la frenata, ve la mostro, secondo difetto in fuoristrada è la frenata. Vi mostro l'impianto Brembo con pinze e attacco radiale, impianto bellissimo, su strada è meraviglioso perché ha tanta potenza, anche a pieno carico ha tirate delle staccate paurose. Infatti questa moto, aggiungiamo un altro pregio, su asfalto rimane
stupenda da guidare, perché ha un assetto molto preciso, molto stabile nonostante le sospensioni della lunga escursione, con il motore che ha tantissima birra, quindi su asfalto rimane la rally bella bella bella. Però la frenata in fuoristrada ha un attacco brusco, brusco perché la prima parte di escursione della leva, tra l'altro ve la mostro, regolabile, molto bella anche lei, impianto Brembo anche qua a livello di pompa, vi dicevo, ha una prima parte di escursione un po' vuoto, poi arriva la potenza un po' troppo di colpo, e su strada va anche bene, ti abiti col tuo ditino e tiri delle inchiodate solo con l'indice. In fuoristrada invece magari arrivi un po' forte in curva, nella pinzata secca, e tende un po' a scomporre l'assetto. Non cadete ragazzi, perché comunque c'è l'ABS inserito soltanto davanti, ve lo consiglio, in fuoristrada va per benissimo, non c'è bisogno di escluderlo davanti. Quindi non cadete, però se arrivate forte forte nella guida aggressiva tende un po' a scomporvi l'assetto quando tirate la frenata, perché c'è appunto questa reazione brusca. Questo è tutto, i difetti ve li ho detti, vi ho detto anche che dovete iscrivervi al canale per vedere le nostre prove, e a questo punto io vado là a farmi la doccia e vi saluto dal Marocco. Però restate sintonizzati su moto.it, perché le prove di Max Enduro in questo primo trimestre 2024 sono veramente tante, quindi seguiteci, vi aspetto qua sotto nei commenti sul canale YouTube di moto.it, e appuntamento, come vi dicevo, anche a febbraio su moto.it per gli approfondimenti. Ciao dal Marocco.